Grazie Eccellenza. Allora, io penso che attorno a questo dibattito, insomma, a questo tema, siamo nel comma comunicazioni, ma insomma praticamente stiamo parlando solo ed esclusivamente di giustizia, credo che attorno a questo tema si possano fare tante riflessioni e anche ieri, insomma, al di là dell'oggetto specifico, cioè quindi il punto di partenza, la missiva del gruppo di giudici che hanno scritto al Consiglio d'Europa, poi ovviamente sono state fatte riflessioni più ampie. Io ancora mi stupisco quando talvolta la mattina o durante la giornata incontro qualche residente, qualche concittadino che mi dice: ma cosa sta succedendo con il Tribunale, no? Come se questo episodio o l'episodio magari di contestazione che ci poteva essere qualche mese fa fossero questioni isolate e ancora non ci sia nel Paese la percezione che sul tema della giustizia abbiamo un problema da almeno 3-4 anni. E non è sempre stato così, perché questo Paese di problemi ne ha avuti tanti, questo Paese di momenti anche critici attorno alla vita istituzionale ne ha vissuti molti, però io faccio politica da 15 anni in maniera attiva e devo dire che, insomma, la mia memoria storica non è così profonda, però ricordo che mentre nel tempo ci sono stati dibattiti feroci o comunque anche contrapposizioni su tanti settori, per tanti anni sul tema della giustizia c'era sempre stata tanta stabilità. Eppur se ci fosse, magari ci potevano essere delle divergenze di opinioni o delle vedute legittime diverse su quella che poteva essere l'impostazione del sistema giudiziario, tutto sommato non si era mai arrivati a uno stadio di conflitto. Oggi invece questa missiva e questo indirizzo al Consiglio d'Europa è solo l'ennesimo tassello di una querela che va avanti da anni ormai e che ci deve fare riflettere parecchio. Qui non è una questione di contrapposizione fra politica e magistratura, qui è un problema di cercare di ristabilire un ordine e una correttezza, un equilibrio, un riequilibrio istituzionale nei ruoli. Allora, a me la cosa che mi stupisce più di tutte è prima di tutto il fatto che in questa missiva si parli tantissimo di autogoverno e si renda un'interpretazione, visto che parte tutto da un'interpretazione, delle norme, che a mio avviso è non corretta. Io non sono un giurista, non vado in punta di diritto, non mi metto adesso a disquisire parola per parola quello che è stato scritto, però sono sicuro di una cosa: mi sono riletto la legge del 2003 per sicurezza e non ho mai trovato la parola autogoverno, non ho neanche mai trovato parole, frasi o espressioni che attribuissero al Consiglio giudiziario, sia in sede ordinaria che in sede plenaria, il potere di amministrare, il potere legislativo, cioè il potere di stabilire le regole del gioco. Perché la legge parla molto chiaro, parla di due organismi che hanno il compito di discutere e decidere a determinate condizioni in merito all'amministrazione della giustizia, che è una cosa diversa dallo scrivere le regole del gioco, dallo scrivere le leggi, da dire come è regolata da un punto di vista normativo la giustizia, che è una prerogativa di quest'Aula. Chi vi parla è un membro di governo che fa parte di un organismo titolare del potere esecutivo che ha una piccola parte di potere legislativo, ma subordinata sempre a quest'Aula. Questa è la divisione dei poteri. Allora, non possiamo stressare le norme sempre attorno ai principi di indipendenza, che stanno diventando l'ombrello di tutto, in tutte le discussioni possibili e immaginabili, e attorno a quelle crearci dei diritti che non abbiamo.
Questo è il primo concetto, è il primo elemento di attenzione su cui dobbiamo stare molto attenti. Poi un altro elemento di attenzione è, benissimo, la legge qualificata incriminata, a parere di alcuni magistrati, è una legge che presenta delle lacune o comunque dei vizi che la metterebbero in conflitto con dei principi fondamentali. Questo è il succo. Benissimo, che problema c'era a fare un ricorso al collegio garante? Che problema c'era a attivare le procedure interne che si applicano su tutte le norme che in qualche modo vengono considerate in conflitto per andare a, quindi, voglio dire, risolvere, come si farebbe in qualunque altro contesto, una potenziale distorsione, come loro dicono? No, questo non viene fatto. Si passa direttamente al Consiglio d'Europa, rendendo, cosa ancora più grave, un'immagine, attenzione, ancora più distorta, perché qui usciamo dal tecnicismo, perché noi possiamo disquisire se una norma ha carattere interpretativo o no, se è dispositiva, se è modificativa, possiamo discutere tutta la giornata, anche tutto il mese, se il dirigente deve avere diritto, quando non è magistrato, deve avere diritto di voto, non deve avere diritto di voto. Questi sono elementi tecnici. Ma quando un gruppo di magistrati dice al Consiglio d'Europa, attenzione, che se non fate presto, siccome non abbiamo la maggioranza nel Consiglio giudiziario plenario, perché è questo il succo, devono essere fatte delle nomine di nuovi magistrati, il rischio è che questi qua hanno il potere di nominare altri magistrati. Ma questa è la gravità di quella lettera. E qui dentro si parla di tante cose, ma si glissa sull'elemento più grave, sull'elemento che deborda assolutamente da quelle che possono essere le prerogative della magistratura. Assieme al concetto dell'autogoverno, mettere insieme queste due cose, io credo che basterebbe per mettere da parte la legge qualificata che è stata fatta a gennaio, perché a questo punto la questione del voto del magistrato dirigente o non dirigente, o se un giudice può esercitare anche dopo il pensionamento, o se un giudice in prova, perché è di questo che stiamo parlando, di questioni che prese singolarmente sono delle sciocchezze. Diventano inutili di fronte al fatto che un organo giudiziario dice a un organismo multilaterale, il Consiglio Grande Generale, i membri del Consiglio Grande Generale, i componenti della Commissione di Giustizia non sono in grado di fare una nomina. Questo gli stanno dicendo. Allora, chi di voi è intervenuto scandalizzandosi per mille cose che possono essere successe in questi 4 anni, si interroghi su questi aspetti, si interroghi su questi. Questa è la conflittualità che c'è in questo paese e questo è il seme. E quando tra poteri dello Stato si perde la bussola e non si trova più la collocazione e il modo di lavorare all'interno delle regole che ci sono. A me questo sinceramente disarma. Poi, per carità, si fa tutto nella vita. Di fronte a queste affermazioni, di fronte a comunque le motivazioni che sono state addotte, voglio dire, si daranno le nostre versioni, si daranno le nostre motivazioni, con la differenza che noi però la memoria ce l'abbiamo lunga e partiamo dall'inizio. Partiamo dall'inizio di questa storia, perché, signori, io non tifo per nessun magistrato, io ne conosco anche pochissimi e penso che sia meglio così, perché è giusto che, insomma, ci sia una netta separazione tra poteri e che non sia una questione assolutamente di simpatie o antipatie. Però questa vicenda nasce attorno a un problema
sulla figura del magistrato dirigente. Attorno a questo, nel 2017 è nata una grande rottura interna alla politica, tra politica e magistratura, e per chi è vissuto su Marte nella nostra Repubblica e ancora non l'ha capito, è 4 anni che giriamo intorno a questa storia. E allora si è partiti con una forzatura, sono stati fatti tentativi diversi per arrivare a trovare un magistrato dirigente o un dirigente, alcuni purtroppo sfortunati, anche per il caso, non certo per volontà, altri, diciamo, non hanno avuto buon fine, e poi si è arrivati alla scelta dell'attuale dirigente che, scusate, non è stato messo in discussione nell'esercizio delle sue funzioni, ma sarà prerogativa, credo, di quest'Aula riconoscere due cose. Allora, per chi fa politica qui dentro, penso che sarà un diritto poter dire che la nomina o i criteri alla base della nomina dell'attuale dirigente sono discutibili, per due motivi: perché i presupposti di straordinarietà previsti dalla legge da una parte e i requisiti professionali richiesti dalla legge dall'altra parte, ad avviso di una parte dell'arco parlamentare, non sussistevano. È possibile dirlo? È legittimo o si contravviene a qualche principio internazionale nell'ammettere questo? La seconda cosa è che se l'equilibrio all'interno del potere giudiziario deve essere fra togati e non togati, non vediamo e non crediamo che una figura che non sia togata e che sia parte del corpo dei magistrati possa esercitare, ancorché dirigente, il diritto di voto nel Consiglio giudiziario plenario. Questa è un'opinione, potrà essere discutibile. Peccato che un'opinione espressa dal 70% delle forze politiche di questo Paese, che godono, con un processo legittimo e democratico, della fiducia di un'altrettanta fetta proporzionale di cittadini di questo Paese. Perché noi non ci siamo autonominati, noi non ci siamo autogovernati, noi non abbiamo scelto fra di noi da soli, tra un gruppo ristretto, di entrare in quest'Aula e di iniziare a fare politica. A differenza di altri organismi, noi veniamo votati, veniamo legittimati dal voto. E allora forse, nell'esercizio del potere legislativo e nell'assunzione delle decisioni che devono essere prese, abbiamo il diritto e la facoltà e la legittimità di esprimere delle opinioni e dei pareri. E quando questi non sono magari in linea con quelli di altri, non è possibile, non è accettabile che si invochi un conflitto istituzionale o che si addirittura ricorra agli organismi internazionali, paventando addirittura una situazione di deregulation totale, di assoluto sbando, quando i vizi partono da lontano e le vicende in realtà sono molto più complesse di quelle che appaiono. Grazie, Eccellenza. Grazie a lei, segretario.